Ciao fanciulli, scusate la location un po' macabra, ma sono dentro una cabina di un traghetto per camionisti. E scusate l'assenza anche, ma diciamo che è stata una settimana un po' impegnativa. Avevo dei programmi in mente, dei video in mente, ma insomma le condizioni psicofisiche non lo permettevano e quindi niente, riparto da qui. Adesso mi direte, ma con che moto? È arrivata un'altra moto. Voi ci credete? Io non ci credo. Infatti è la KTM 1290 Super Ma tu ci credi che ce Adventure l'abbiamo fatta? RR. L'ho ritirata l'altro giorno da Amar Palermo, concessionario KTM. E i ragazzi Gianluca, Mirko, gentilissimo, Olimpia pure, un po' a modo suo, ma anche lei diciamo che è stata gentile, la ringrazio anche per la pazienza avuta nei miei confronti. E cosa dirvi ragazzi? La moto è figa, la moto funziona bene. All'inizio ho avuto un po' di problemi. Scusate se non ho fatto proprio chissà cosa, ma l'imbarazzo, l'emozione lì al concessionario, diciamo che non ha giocato a mio favore. Che dire? È bello, è strano, è emozionante, non lo so che cosa dirvi. E c'è soltanto già un piccolo problema, ovvero mi dava errore pressione pneumatico posteriore, abbiamo gonfiato a pallettone tipo A4, continuando ad allora ha resettato, adesso dà errore tipo sensori e tutto. Probabilmente non si era installato bene il tech pack, quindi non mi dava l'indicatore delle marce, non funziona il quick shifter e tutto. Però il giorno dopo sono andato e hanno sistemato. Paradossalmente me la sento più comoda, cioè è più comoda della S, della 1290S che ho provato. Non so perché, forse le sospensioni erano messe in modalità comfort, cosa che le sospensioni, ragazzi, io ancora non ci capisco niente, quindi non chiedetemi. Ce l'ho da 3 giorni, ci ho girato, ci ho fatto 800 km giusto per fare il tagliando prima di partire. Quindi secondo me è una moto che scopriremo insieme, perché è anche un po' azzardato dire partire con una moto che non si conosce, perché io effettivamente non la conosco, 800 km. E la cosa sicura è che provandola in off con le gomme di serie, che adesso vi dico, e ho avuto la sensazione di guidare più un Endurona piuttosto che una Maxi Enduro. Cioè, nel senso, mi sembrava di guidare la 701, però versione Mazinga Z, quindi più grossa, però stessa stile di guida, ecco. E mi è piaciuto molto. Per quanto riguarda le gomme, mi dispiace perché monta delle Bridgestone B41, qualcosa del genere. E mi dispiace che KTM in una moto del genere, più orientata verso l'off, non dia la possibilità di scegliere che tipo di gomme, se vuoi delle gomme stradali oppure se vuoi delle tassellate o delle semitassellate. Quindi dopo 800 km ho tolto quelle e ho messo delle Anlass Capra X che avevo montato sulla 701 e mi ero trovato molto bene, anche perché questo viaggio diciamo che è improntato più all'off. E quindi non volevo trovarmi spiacevoli situazioni in mezzo ai Pirenei. Grazie Alessio. È stato un po' anche un traccheggio particolare risettare una moto per il viaggio, quindi ho dovuto montare i quadlock, ho dovuto montare altre due cagate, il supporto del drone, tutto. E una cosa che all'inizio mi ha messo un po' in difficoltà è stato trovare le valigie laterali. Ovvero, KTM ti fornisce quelle plastiche e alluminio, quelle che si attaccano direttamente alla moto senza i telaietti. E secondo me per chi vuole fare turismo e non ha grosse esigenze di carico, secondo me sono le migliori. Invece poi, per come dire, le Alu, monta quelle della Touratech, che sicuramente sono delle ottime valigie. Il discorso è che sembra di avere una portaerei dietro la moto, nel senso che lo spazio che c'è tra la sella posteriore e l'inizio della valigia è quasi almeno 30 cm, perché oltretutto lo scarico è molto sporgente e invece è abbastanza cagare.
Quindi ho contattato un po' di aziende, della Mitek, Frencastle, e non tutte ancora avevano i telaietti pronti. Quindi l'unica che, ringraziando il cielo, è venuta in soccorso è stata questa ditta bulgara, si chiama Bumot, che appunto dove ho preso sia i telaietti che le valigie. Non contento, ho preso sia le borse semirigide che le rigide, le alu normali. E qui comunque in un prossimo video, insomma, le utilizzerò e vi farò sapere come mi sto trovando con le semirigide. Sto finendo di sistemare i bagagli della cappona. L'unico problema è che, non avendola mai caricata, devo capire un po' come gestire le robe da campeggio, che inquadrature di merda, e dove mettere la reflex, insomma, un bel po' di robe. Si vede che sono tutto storto, vi faccio vedere come sono tutto. Allora, tecnicamente, qui ho messo tutte le robe da campeggio, qui le robe elettroniche, qui i vestiti. Questo è un po' l'incipit di tutto, ma la cosa strana è, come al solito, un'altra decisione, no? Perché, come qualcuno saprà, ho iniziato il campionato di Serie B, anzi, playoff di Serie B con il Palermo. E l'ho fatto un po' in modo egoistico, nel senso che mi aveva chiamato l'allenatore, mi ha detto: Federico, vieni a darci una mano. E io avevo finito la stagione di Serie A, ho detto va bene, insomma, ne approfitto per tenermi in forma, vi do una mano. Solo che porca puttana siamo andati avanti. Non lo so, contro forse ogni pronostico, non lo so, non sapevo minimamente cosa aspettarmi. Poi mi sono Sera, anche affezionato ai uno di più ragazzi, per cioè non è che Costanzo, attacco fossero dei cani, però insomma ci Barracca! tenevo perché sono Anche bravi qua, Pepe, un piano. ragazzi, qualcuno lo conoscevo, qualcuno l'ho conosciuto partita facendo. E mi ero trovato molto molto bene con loro. E niente, adesso ieri abbiamo fatto la finale, anzi la gara di ritorno in semifinale, abbiamo vinto e quindi tecnicamente siamo in finale. Adesso sorge il problema. La finale è questo periodo, quindi inizio fino al 20 di giugno. Ma quando l'allenatore mi ha chiamato, questo fottutissimo campionato di Serie B doveva finire a fine maggio. Alessio aveva organizzato questo viaggio da febbraio e io gli avevo dato la mia parola. Quindi ho abbandonato i ragazzi e sono in viaggio per raggiungere Alessio. E come mi sento? Mi sento un po' in colpa, perché nel senso, come dire, ho fatto non sognare, ma ho fatto credere ai ragazzi, insomma, che si potesse fare qualcosa. E poi proprio sul più bello li ho abbandonati. È vero che lo sapevano, perché insomma li avevo avvisati che avevo questo viaggio in programma. Ma forse loro fino alla fine, insomma, avrebbero. Non so, pensavano che non li avrei traditi, pensavano che sei rimasto con loro, non lo so. E questo, ragazzi, è la mia vita. Non riesco a stare un po' tranquillo, che devo sempre sbattere a destra e sinistra, o per far del bene a qualcuno devo far del male a qualcun altro. E mi dispiace. Comunque, basta questo tono malinconico, si va avanti. Adesso molto rilassati ci godiamo questo viaggio con Alessio. Non credo di riuscire a fare i video come i professionisti, nel senso che di giorno vanno in moto e la sera montano i video, perché non è un lavoro, io mi voglio rilassare e voglio godermi il viaggio senza pressione di dover montare, fare e dire. Niente, poi pian pianino vi racconterò più della moto. Secondo me potrebbero uscire cose interessanti. Ragazzotti, grazie di tutto. Se avete voglia di, come dire, di rimanere sintonizzati su questa avventura in tempo reale, credo sia meglio seguirmi su Instagram oppure seguire Alessio, sempre su Instagram, a Banan Travel, Alessio Clemente. E speriamo di non fare troppe minchiate come al nostro solito. Shokran.
Ah, e quasi dimenticavo. La trasferta, l'ultima trasferta, l'ho fatta con i miei genitori. Mia madre mi ha preparato le lasagne, la pasta al forno prima della partita. Io la amo quella donna. Pranzo in trasferta con mamma e papà. La mamma stamattina si è svegliata alle 8 del mattino per farmi la pasta al Alle forno. 6:30. Alle 6:30, disgraziata ai edifici. Mi sto affogando ora. Genitori, Ma ragazzi. com'era sta pasta al forno? Com'era? Cioè? Buonissima. Solo che ce l'ho nell'esofago. Sto scoppiando. È così, ragazzi. Mamme siciliane sono sempre le stesse. E poi salutarli prima del viaggio è stato sempre un colpo al cuore perché loro sono fantastici. Loro, i miei genitori sono fantastici. Non lo dico perché sono i miei genitori, ma perché è la verità. È la verità. Vi voglio un gran bene, come voglio un gran bene a mio fratello e mia sorella. Scusatemi sempre per questa pecora nera della famiglia. Amore, Ragazzi, allora, vuoi chiedere mi o... raccomando, fai buon viaggio. Tu lo devi fare buon viaggio, eh? Va Mi bene. devi dire che ti diverti e fammi sapere. Sempre, sempre. Sono Secondo me si serve un buono per asciugarti, se ti interessa. Ciao Nino, Ciao, ti voglio buongiorno. bene, grazie di Allora, tutto. qua. No, ti Aspetta, raccomando, stai attento. Federico, Mamma. vieni, ti posso servire? Guida con Sta piena. prudenza. Va bene. Guida con prudenza. Io non so che darti. Ti piace questa moto? Nino, tu perché mi vuoi far bere la coca e mi vuoi far mangiare sempre? No, Tranquillo, sto perché la coca ti partendo, tiene sveglio. tranquillo, c'è la Coca-Cola qua dove andrò. Ok. Ciao mami! Ciao amore. Baci, tutt'altra cosa. Ciao amore. Baci, vi voglio bene. Your attention please, we remind all passengers that self-service cafeteria on deck number 5 is open. Thank you. Un culo a te.